Cari amici, oggi parleremo di un tema importantissimo che riguarda la segretezza che esiste in Italia, diciamoci bene, è una segretezza ufficiale, relativamente ai temi essenziali della storia del nostro paese. Non che le cose poi alla fine non si sappiano, alla fine si sanno, se non che quando si sanno non hanno valore ufficiale. Perché o si sanno in ritardo... Dopo ti racconto una cosa. Dopo racconto una cosa a questo proposito. O si sanno in ritardo e non vengono più in considerazione, o non si sanno assolutamente mai, e la conoscenza riguarda solo un settore di nicchia. Noi dobbiamo dire queste cose perché noi ci riferiamo sempre a documenti reali, consistenti, e ne faremo vedere qualcuno. Tu di quello che volevi dire. Ci sono degli argomenti che sono tabù, anche degli argomenti tecnici, anche degli argomenti industriali. In questo momento mi sfugge il motivo perché te l'avevo detto. Come non detto. Vai, poi mi rammento. Allora qui abbiamo una rivista prestigiosa che è questa Rassegna Storica del Risorgimento, che basterebbe questa rassegna per capire cosa sta succedendo oggi, ma noi ci vogliamo limitare a due argomenti. Il primo argomento riguarda quello che un capitolo che qui viene così titolato: Trattative per l'assetto dell'Italia settentrionale nel 1798, al periodo delle guerre napoleoniche, dell'invasione dell'Italia. Ragazzi, quello che succede oggi in Italia, cioè la discussione delle altre potenze relativamente a questo paese che ha una unificazione molto recente rispetto agli altri, lo leggete qui nelle discussioni che si sono fatte relativamente appunto a come doveva essere l'assetto dell'Italia nel 1798. Conoscere queste cose ci permette di capire quali sono i giochi che vengono fatti, e vi spiego perché. Perché occorre una spiegazione, perché i nostri amici magari ingenuamente dice: ma a che cosa serve sapere queste cose? Serve saperle perché, siccome gli altri ragionano nella geopolitica in termini storici, con questo metro qua, con questo metro secolare, ultrasecolare, cioè le persone chiamate a stabilire le linee di condotta di carattere geopolitico non sono persone così, sono persone laureate in certe università, soprattutto in America e negli Stati Uniti, e queste università li formano in maniera tale che questi qui, quando devono prendere le decisioni per i grandi decisori, tipo Brzezinski e altri, questo è Kissinger. Kissinger soprattutto. Questi qui, tra tutti, quello che nell'ultimo ultimo mezzo secolo ha dettato le strategie. Lutwak, Lutwak, che ha sempre avuto un tutti occhio... polacchi, guarda caso. Chiamiamoli americani, cioè, polacchi. Chiamiamoli polacchi. Allora, tutte persone, Lutwak ha sempre avuto un occhio di riguardo per l'Italia. Che poi mi piacciono, a me piacciono tutti e tre, Carolo, che sono delle menti supreme, sono delle menti supreme, eccezionali. Non a caso stanno in quei posti. Ora ricordiamoci che Kissinger ha compiuto 100 anni. Sì. Che significa? Significa che essere una grande mente e utilizzare la mente con scopi perversi garantisce la sopravvivenza fisica e fisiologica. Ricordatevelo: siate cattivi e sopravviverete, siate buoni e vi crocifiggeranno. Leggiamo qualche cosa. Siamo nel 1798. Gli animi erano turbati dal pericolo del presente, dal pensiero dubitoso dell'avvenire, o esaltati da mirifici sogni di grandezza straordinaria. Gli stati di fresco creati per intervento delle armi francesi
gli stessi stati, quell'intervento delle armi francesi, hanno creato degli stati che permangono ancora oggi. Così come tu giustamente avevi detto relativamente alla Germania, se non conosciamo la storia della Germania prima della riunificazione, non sappiamo perché la Germania ha perso le due grandi guerre mondiali. Le forze che sono state in gioco. Ha perso pure le colonie tedesche di Africa, tanto per dirne un'altra. Sì, ma quella è stata la conseguenza della sconfitta nella prima guerra mondiale. Certo, certo. Possiamo dire che da quel punto di vista lì c'era poco da fare. Che cosa doveva fare la Germania a difesa di quelle colonie? Nulla, perché era completamente circondata dalle colonie inglesi. Per la stessa ragione, ecco per cui noi diciamo che l'Africa è sempre l'epicentro della geopolitica italiana. Per la stessa ragione, come ho detto ieri in una intervista, ci hanno fregato Adua. Certo. Adua, noi siamo stati, attenzione, sconfitti. Noi siamo stati sconfitti perché gli Shoani, le truppe del Negus, erano state armate dalla Francia col consenso dell'Inghilterra, che non voleva che l'Italia si addentrasse, incuneasse, bravissimo, in mezzo all'Africa. Nel corno d'Africa. In mezzo all'Africa. Perché prendere l'Etiopia vuol dire controllare gli altipiani. Controllare gli altipiani significa l'acqua. Controllare il Nilo. E l'acqua, appunto. Ecco perché il mio grande concittadino Romolo Zessi ci ha lasciato la vita lì per esplorare quella situazione nell'esclusivo interesse dell'Italia. I romani avevano mandato le spedizioni attorno al 200 d.C. Esattamente, non erano all'epoca, all'epoca dei siriani, degli imperatori siriani, aveva mandato delle spedizioni in Egitto per andare a trovare le sorgenti del Nilo nel 200 rotti, adesso mi ricordo esattamente la data. Esattamente. E il Nilo è sempre stato pieno di italiani. Di italiani, ogni tanto qualche coccodrillo se non ne mangiava qualcuno. Ieri ho fatto vedere a Rai Story, no, Rai Story, a Focus, tutto un bel servizio su Cleopatra, sull'Egitto dell'anno 40-50 a.C. in cui viveva Cleopatra. Cleopatra era della dinastia di Tolomei, dei grandi scienziati Tolomei. Non solo, ma anche era della dinastia dei Tolomei. Ma chi è stato Tolomeo? Un generale di Alessandro. Sì. Perché Alessandro, che è stato un grande geopolitico, non tutto. Solo voleva conquistare l'Asia, ma sapeva perfettamente che l'Egitto è stato lo snodo della storia dell'Europa anche oggi, come dimostrano ancora più oggi, perché c'è il canale, appunto. Allora, la lotta per il canale, la lotta per la conquista del canale, noi la guerra l'abbiamo perduta in Africa settentrionale. Laddove, questa è la grande differenza, in un momento particolare in cui la decima Mas aveva buttato giù due incrociatori. No, due corazzate. Ah, sì, due corazzate. Non solo, quindi c'era lo spazio libero. Che era la Queen Elizabeth. La Queen Elizabeth e l'incrociatore, cioè erano le uniche due che erano rimaste. Sì, sì. Quindi c'era lo spazio libero, questo spazio libero è stato utilizzato dal corpo di spedizione tedesco. Non era sufficiente però, perché se ogni altro le buttavano giù. Non hanno buttato giù niente, sono andate tutte. Perché ecco il ruolo e la funzione della decima Mas, che è stata determinante per la nostra guerra in Africa settentrionale. Fatto che noi non avevamo il numero sufficiente dei rinforzi, perché non si era capito che la guerra contro la Russia era un budello privo di senso, privo di significato, organizzato e voluto. Era una dispersione di energie e basta. Dai servizi segreti inglesi, queste cose le dobbiamo dire tutte, che non volevano che noi prendessimo i posti del Caucaso. Però ci si poteva arrivare attraverso l'Iran e la Turchia. Esatto. Tant'è vero che noi abbiamo sprecato gli alpini, perché gli alpini dovevano arrivare nel Caucaso. Sì. Ecco perché, e lì c'è stato il grande contrattacco russo, che ci ha ributtato indietro. Ma, ripeto,
la storia del canale di Suez è la base della realtà geopolitica nella quale si vive oggi, perché è una storia che vede coinvolti tutti i paesi e tutti gli stati, compreso, io ho un paio di libri che riguardano la discussione sulla Marina italiana durante il cosiddetto Risorgimento. Perché mentre si svolgeva il Risorgimento in Italia, cioè che gli italiani a tutt'oggi sono focalizzati sulle guerre risorgimentali che il re del Piemonte doveva perdere per ritardare, ricordiamo ancora una volta, l'ho detto tante volte, le sconfitte del Piemonte durante le guerre di indipendenza, meno quella in cui sono venuti i francesi, dove Napoleone III ha detto no, basta con questi giochetti, le guerre dell'indipendenza sono guerre che dovevano essere perdute perché erano state affidate alla casa di Savoia Carignano in competizione con la casa di Savoia di primo ordine, che sono, certo, che sono assolutamente un'altra cosa anche oggi. Sì, si fanno le scarpe ancora adesso per la leadership, certo. Della cosa. È vero, hanno ragione. Sì, ma si è tirato indietro, Il ballerino dice che non vuole più l'eredità. Sì. Gli hanno detto qualcosa, sicuramente. Sì. Gli hanno detto no, che dà, no, non vuole. Vuole la discendenza, darà la discendenza alla figlia. Sì, insomma. Sai, quando si passa la discendenza alla figlia, c'è qualcuno che ti ha sussurrato nell'orecchio. Certo. Un uccellino. Un passerotto. Perché un passerotto? Chiamiamolo così. E chiamiamolo orecchio, dato quella arte particolare dell'erede che non è più un guerrigliero, peraltro destinati a perdere, ma un ballerino. Allora, ripeto, l'unico vero grande generale di Savoia è stato Amedeo. Sì. No, vabbè, che ha salvato Vienna. Non a caso si chiamava Amedeo. Attenzione, non a caso si chiamava Amedeo. Allora, torniamo a noi, che è stato anche un grande stratega. Come no? Ha scritto un testo di strategia militare che era il più importante e più valido di tutti i 6-700. Torniamo a noi. Allora, dopo l'assedio a Vienna, è riuscito a togliere l'assedio ottomano con il concorso a Vienna. Con il concorso della cavalleria polacca. È importantissimo. Ricordiamoci che la cavalleria polacca ha cambiato le sorti d'Europa a partire dal contratto che ha fatto contro l'orda mongola. Esattamente. Era gente che aveva i cosiddetti colleoni. Allora, rileggiamoci questa questione, perché è bene che si sappia che la discussione a livello internazionale relativa all'Italia era allora come oggi. Che fare dell'Italia? Allora, mettiamoci dal punto di vista della psicologia. Metternich aveva detto che l'Italia era solo una locuzione geografica. Allora, Metternich fece questa dichiarazione, perché bisogna chiarirla, perché poi c'è stato, è vero, no? non ci hanno trattato. No, attenzione, Metternich, che sapeva perfettamente come si erano comportati gli italiani con Napoleone, che erano stati gli ultimi a combattere nella ritirata di Russia, no, e nella guerra i primi ad arruolarsi e andare a rinfoltire le file dell'esercito francese, Napoleone. E si sono battuti perfettamente al passaggio della Beresina e a Lipsia, ricordiamocelo. Allora, queste cose Metternich la conosceva perfettamente, però giustamente ha detto: tenete conto, perché questa è la frase, non la frase commentata a posteriori, tenete conto che l'Italia è anche una posizione da tenere presente dal punto di vista geopolitico. Questo è il nesso
della frase, perché l'Italia per forza è così, perché l'Italia, trovandosi in mezzo al Mediterraneo, si trova, l'abbiamo detto 100 volte, al centro delle crisi internazionali. Tanto lo si voglia o meno. Adesso si vogliono coinvolgere pure nel naufragio dell'altro ieri, sì, in Grecia. Sì. In Grecia. Sì. Cazzo, c'entriamo. Almeno quando ti capita in casa tua, assumiti la tua responsabilità, certo, no? Manco quello. Allora, questo è importantissimo. Che cosa ci dimostra? L'ho detto ieri in un video. Che questo arrivo di strani personaggi attraverso navi pirate, o per meglio dire corsare, navi negriere, non è un fatto casuale, perché nell'ambito di un'analisi geopolitica di casuale non c'è mai niente. Queste sono flotte d'assalto, è chiaro? Come hanno dimostrato in maniera chiarissima chi se ne intende, perché la Grecia se ne intende, perché è sempre stata assalita. La Grecia, sempre i greci sono stati gli ottomani, a difendersi in continuazione, i saracini, capito? E quindi loro lo sanno perfettamente come stanno le cose. E poi lo sappiamo, perché l'hanno anche detto, che questi poveri disgraziati, arrivati a un certo punto, hanno detto: vogliamo andare in Italia. Certo, perché in Grecia li avrebbero messi in un campo di concentramento e mantenuti con i miseri mezzi economici che ha la Grecia oggi, grazie al signor Mario Draghi. Ricordiamocelo. No, ma tutto anche la Merkel c'ha una bella responsabilità. Certamente. Quindi è tutto sistematicamente collegato. E loro volevano venire in Italia, perché l'Italia è la vera zona di conquista. E Malta rifiuta di ricevere questi. Recentemente ho visto un'intervista che mi è piaciuta molto. Hanno anche ragione, poveracci, hanno 30 km quadrati di isola, dove cazzo li mettono? Loro sono inglesi, mentalmente sono inglesi. Hanno la puzza sotto il naso peggio degli inglesi. Sì, perché sono eredi dei Cavalieri di Malta, quindi peggio, molto peggio. Andate a vedere chi sono i Cavalieri di Malta. Allora, Smom. Il sacro ordine, no? Militare. Ospedaliero. Sono dei militari, riconosciuti come militari, eh? Ospedaliero. Hanno la divisa e anche se... Ricordiamoci che la sede è qua, a Via del Corso, eh? A Via Frattina. A Via Frattina, Via del Corso. Non volevo entrare nel dettaglio. No, precisiamolo, perché io ci andavo a comprare i francobolli, quindi lo so perfettamente. Allora, se voi guardate la sfilata del 2 giugno, vedete la posizione dell'ordine militare di Malta, perché fino a quella precedente i militari che hanno un basco rosso vivace, un rosso vivo, erano relegati come ultimi che arrivavano con una camionetta. Adesso invece sono presenti con un vero corpo di marcia. Queste sono le cose che si devono capire quando si vuole... Che cazzo c'entra? Uno dovrebbe domandarsi che cazzo c'entra questo pseudo esercito nella sfilata dell'esercito italiano. Sono aggregati all'esercito italiano, con la scusa che sono paralleli alla Croce Rossa Militare Italiana. Vedete che tutte le cose hanno una loro origine. Continuo a leggere qui poche frasi. Allora, gli stati di fresco creati, ricordatevi, ripeto, gli stati creati nel 1798 sono gli stessi che permangono oggi con un'altra denominazione. Per intervento delle armi francesi non ancora avevano preso il loro stabile assetto né ordinate le loro forze. Si temevano i governi aristocratici duri a morire, finanche quello lucchese. L'Austria sconfitta... Ricordiamoci che in Italia in quel periodo lì mi pare che c'erano 27 stati reali.
Ma perché in Germania quanti ce n'erano? 330. Appunto. Ma allora, ma quando c'erano? Fino a quando ci sono stati? Fino a Bismarck, cioè fino al secolo fa. 1866-67. La conseguenza dell'unificazione tedesca è stata la sconfitta di Sedan. Punto. Quindi vedete che Sedan è 1870, 1870-71 e conseguente nomina a imperatore a Versailles, però a Versailles, del re di Prussia. Queste cose devono averle sempre in testa, se no non si capisce niente. Per sì, quale perché quella volta lì hanno vinto di brutto, due settimane sono entrati a Parigi. Meno che Garibaldi, Garibaldi non ne parla nessuno, perché guai a parlare di Garibaldi, che è l'unico che ha vinto, a difesa, però Garibaldi, intendiamoci, è intervenuto quando Napoleone era caduto, perché era prigioniero, ed era nata la Repubblica Francese. Allora è intervenuto Garibaldi sui Vosgi e lì ha combattuto vincendo contro l'esercito, ricordiamocelo sempre, capito? Perché si cerca sempre queste cose di nasconderle, capito? Garibaldi... Sarà stato un massone, sarà stato un negrero, sarà stato tutto quello che è, non è vero. Ma c'aveva le palle e le sapeva far funzionare. Esattamente. Fine. Allora ritorniamo al discorso delle sconfitte dei Carignano. Garibaldi durante la guerra di indipendenza vinceva sempre. E invece obbedisco, anche quando doveva ritirarsi, obbedisco. Dovette obbedire, però aveva conquistato il Trentino. Oh, aveva conquistato il Trentino! Con due reggimenti. Con due reggimenti. Oh, cosa ci ha messo l'Italia per riprendere il Trentino? 600.000 morti. Hai capito? Queste cose gli italiani devono conoscere. Se non e sai, lui diceva, non puoi. E lui vinceva, l'abbiamo detto tante volte, ma ripetuta iuvant, e lui vinceva perché doveva dimostrare che si poteva vincere e che loro perdevano apposta. E c'è stata qualcosa di più di questi Savoia. Che cosa hanno fatto? Hanno fucilato per tradimento. Ah, ecco, volevo dire, non c'entra un cazzo, ma mi è venuto in mente perché è importante. Allora io ho lavorato, fra le tante altre attività che ho fatto, facevo anche l'agente di vendita di spazi pubblicitari. Sì. E guarda caso lavoravo con Berlusconi. Sì. E ho lavorato per Pagine Utili, te ricordi? Sì. Come no? Mi ricordo tutto, mi ricordo anche che lavoravi per Pagine Utili. Che è stato un fiasco. Quello volevo dire, che gira la voce, no? Che è un grande conquistatore, un grande uomo d'affari, un grande vincitore, no? Sempre. In realtà le sue belle buche, le sue belle travate l'ha presa pure lui, solo che partendo da un piedistallo con qualche milione di miliardi di euro della mafia che il padre riciclava, era facile, se pure perdeva una botta o due botte, tranquillamente come gli ebrei, fino a tre volte ti finanziano, pure se fallisci tre volte. Esattamente. Tu puoi tentare tre volte, alla fine se non sei proprio coglione ce la fai. E poi ti mandano via perché non sei nel rango. Infatti. Ma questa cosa mi ha fatto presente una faccenda. Non ne abbiamo parlato di questo argomento? Però era un'operazione di disturbo. Ricordiamoci che quella è stata un'operazione di disturbo. E perché? Perché che cos'era Pagine Gialle? Chi erano i presidenti? Pagine Utili. No, Pagine Utili, ma Pagine Gialle... Ah, Pagine Gialle di Telecom, certo. Team Telecom. E chi erano? Non me lo ricordo più. Te lo dico io. Lo sapevo, ma non me lo ricordo più. E chi erano? Chi è che nominavano di volta in volta presidente? Quello che poi... Romiti. Allora, vedete bene, poi hanno fatto molti altri democristiani. Come no. Democristiani. L'affare con l'ingegnere, come cazzo si chiama? Cos'era? Non me lo ricordo. Quello che si è sposato la Miss Italia Negra, come cazzo si chiamava quello? Che si è comprato la Telecom con i debiti di Telecom. Vabbè, non me lo ricordo. Hai capito? L'ingegnere. L'ingegnere? L'ingegnere? Sì. De Benedetti? De Benedetti. Altro che quello. Allora,
Allora, siccome erano a turno nominati i presidenti, io lo so molto bene, di queste pagine gialle, elementi della democrazia cristiana di sinistra. Ricordiamo che Telecom era un apparato dello Stato, era un'istituzione certo, dello e Stato. E quindi venivano nominati chi, certo. gestiva, chi gestiva, a seconda la spartizione all'interno della democrazia certo, cristiana. Certo. Quindi quella è stata un'operazione di disturbo. Proseguiamo. L'Austria sconfitta, ma preparandosi alla riscossa, la coalizione antifrancese. Ogni Stato aveva fretta di consolidare ciò che aveva fino allora acquisito, dandosi forme definitive di governo e stringendo trattati di alleanza e di commercio con la Repubblica Madre, la Francia. Ogni Stato aveva aspirazioni antiche e recenti da far valere, ambizioni nate e cresciute nel caldo ambiente della rivoluzione democratica. Generale impressione era che allora o mai più si sarebbero fissati i destini d'Italia, si sarebbero rimaneggiate antiche e recenti formazioni statali, spezzate i residui del vecchio mondo, poste le basi della nuova realtà politica. Siamo nel 1798. Se c'è una ragione per cui la regione toscana c'ha un suo presidente che si atteggia a Reuccio, e se c'è una ragione per cui nella città di Bologna, notoriamente guelfa, vengono fatte i meeting del cristiano sociali, la ragione va vista qui. O a Rimini. A Rimini, certa cosa. La stessa cosa. Se tu vuoi avere un'informazione sui cattocomunisti, cioè sulla strategia generale dei cattocomunisti, devi andare al meeting di comunione et liberazione. Et. Capito? Sicut dicunt. Espressione immediata delle speranze e delle preoccupazioni di quegli anni è un discreto gruppo di documenti della fine del 1797 e dei primi mesi del 1798 che ho potuto rintracciare in seguito a ricerche da me condotte in diversi archivi. Ma questo è degli anni 1935. Prima non c'era niente, non si sapeva, non faceva parte della storia integrale di questo paese. No, ma la storia integrale non verrà mai scritta. Sì, no, ma intanto qualche documento la gente capirebbe, gli arcani che non riesce a definire. No, la gente è scema in generale, sì. Ma pure quelli intelligenti all'interno delle nicchie di quelli che hanno un cervello e lo fanno funzionare, però non riescono a far coordinare i vari elementi della combinazione. Certo. Perché? Perché non conoscono gli elementi come stanno veramente all'origine. Esattamente. C'è tutta come la conseguenzialità. Mi è venuto in mente una cosa. Perché l'Italia ha avuto la lira? Perché ha avuto la lira? Perché ha utilizzato come moneta italiana? Perché era dalla lira sterlina, probabilmente. No, assolutamente no. Dalla lira egiziana? No. Come lo scrive un grande storico delle finanze. Non so idea. Perché era l'unità di moneta sarda. Ah, sì. Del regno di Sardegna. E quindi, quando c'è stata la conquista dell'Italia da parte del regno di Sardegna, non dei Savoia. No, erano i Savoia. Sì, ma non di Savoia. No, perché quello che conta è il regno di Sardegna, che aveva un piccolo addentellato nella Savoia. È differente. Nel regno di Sardegna e nella Savoia, e non a caso un pezzettino della Savoia fu dato alla Francia. Nizza andò a finire alla Francia. No, no, tutta la parte, quella fuori delle cime delle Alpi, fino a quella che era la Burgundia, praticamente. La Burgundia è stata trasmessa, era dei Savoia per la maggior parte, ed è stata trasmessa invece ai francesi, perché in effetti i Burgundi erano francesi. Vabbè, questo erano una tribù dei Franchi. Sì, vabbè. Che poi sono stati anche alleati di Giulio Cesare, certo, Burgundi, come no, non dimentichiamo. Certo. Allora, ci sono ricordiamoci anche
che c'era la madre di Ottone primo di Sassonia. Sì. Beh, vabbè, se la scambiamo. Era Adelaide. Sì. Grande principessa di Borgogna. Di Borgogna. Di Burgundia. Vabbè, Borgogna detta anche Borgogna. Borgogna. Andate a vedere la storia della dinastia di Borgogna e vedete la storia d'Europa, del mondo. Sì, 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 perché lei era imparentata con tutte le case regnanti europee. Quindi noi queste cose e che ha fatto da madrina al marito, al figlio e credo, se mi ricordo male, anche al nipote addirittura. Certo. Ci sono state quelle tre o quattro regine. E perché la madre di Federico II? Anche, certo. Mi è venuto così l'idea, ma perché Federico II ha deciso di trasferirsi in Italia? In Sicilia. In Sicilia. Certo. Perché la Sicilia è sempre stato il luogo di maggiore pressione della geopolitica della Chiesa. La Chiesa vuole avere sotto controllo la Sicilia anche oggi. Gli accordi del 1943 tra Stati Uniti, mafia e Chiesa, che ha comportato un numero infinito di morti di cui nessuno parla, attenzione. No? Foggia 30.000 persone, Velletri 9.000, aspetta chi c'era, non mi ricordo, Isernia 4.500, solo per così al volo, pindarico proprio. Allora, queste cose sono importanti. No, aspetta. Non militari, civili, eh? Certo. Oh. Allora voi capite, cari amici, cosa significa la spedizione... E poi saranno i liberatori. Sì, sì, certo. Voi, cari amici, capite cosa significa la discesa in campo di Garibaldi. Perché Garibaldi ha accettato di andare a prendere la Sicilia? Perché era il luogo di maggiore influenza della Chiesa. Ecco perché c'è andato. Ma c'è di più, e c'è scritto in questo numero, qui abbiamo già detto qualcosa, perché abbiamo poi parlato della Repubblica Cisalpina. Il ruolo della Chiesa nell'eccidio di Bronte, che posizione ha fatto, ha preso? Nell'eccidio di Bronte, che era un eccidio a favore degli inglesi, ricordiamoci che Bronte era proprietà degli inglesi. Sì, e l'eccidio... Di quelli che trattavano il Marsala. Esatto. Che serviva... Perché gli inglesi... Florio e annessi e connessi. Perché gli inglesi hanno a tutt'oggi la proprietà non solo del Marsala, delle ditte produttrici del Marsala, ma anche del porto. Certo, Le ditte produttrici di porto sono tutti inglesi. Perché? Perché il porto serviva come medicinale alle flotte inglesi. Gli davano... Cordiale, come un cordiale. No, il cordiale, vitamina C. Quando ancora non era stato scoperto che quella che faceva... Lo scorbuto. Quella che curava lo scorbuto era la vitamina C, cioè il succo di limone, la flotta inglese vinceva. Perché, e questa è la cosa importante, perché la flotta inglese vinceva? Perché avevano scoperto questo arcano. Come anche Napoleone. Perché vinceva Napoleone? Perché invece di portare presso centinaia di migliaia di vacche e di muli che ritardavano la marcia, loro si portavano le belle scatole sotto vuoto a bagnomaria, le scatole di lattine di carne. Esatto, esattamente. E per quello avevano una mobilità enormemente superiore rispetto a qualunque altra mobilità. Auschwitz è stata dovuta a questa, perché Auschwitz, Napoleone stava apprestandosi a fare lo sbarco in Inghilterra, disgraziatamente non l'ha fatto. Quando a un certo punto è stato attaccato, vedi caso, dai tedeschi. E allora gli ha dato la botta, è partito a grandissima velocità e quando questi non se l'aspettavano, una bella botta, è stata il grande sole di Auschwitz. Ha fatto la stessa cosa che ha fatto Ottaviano te lo dico io. E quando ci rivedremo a Filippi
a Filippi. Lui l'ho saputo in questi giorni, ha fatto una contromossa che il suo esercito da Roma è arrivato fino a Filippi, 480 chilometri in 20 giorni. Dunque, la logistica è la base delle vittorie. Stavo per dirlo io, quest'uomo qui, sì, vabbè, ma tanto sono cose che bisogna sapere e noi le diciamo ai nostri amici. Questo qui ha vinto perché i due schieramenti, i due attentatori a Cesare non si aspettavano che lui arrivasse lì con questa velocità. Certo, erano impreparati, certo. Tant'è vero che uno dei due, che era quello che stranamente era riuscito a salvarsi dal massacro di Carre, cos'è successo a Carre? In questo momento mi sfugge. Cazzo. Lo so, è una cosa importante, ma al volo non mi viene. Dove i persiani hanno distrutto? Valentiniano. Ma che Valentiniano? Senti. Valentiniano aveva 200 anni. Scusa. Uno dei tre Crasso. Crasso, sì, uno dei tre. Esattamente. Nella triarchia, diciamo così, sì, ecco, non viene la parola. Nel triunvirato. Triunvirato, ecco. Crasso fu sconfitto dai persiani a Carre. Dai persi. Ma uno si è salvato, uno che era comandava un reparto delle truppe di Crasso. È riuscito a salvarsi e si dice che parte di quelle legioni siano arrivate in Cina. Bravissimo, è andato in Cina, sì, lo so, e lì si sono invitati un sacco di cazzate. No, e lì si mercenavano. Sì, vabbè. Si vendevano. No, ma questa è la ragione, vera per cui in Israele che non ci voleva andare nessuno. Sono stati costretti a prendere dei cinesi, inventando che erano cinesi ebrei, capito? Allora, andiamo avanti. Allora, questo è un aspetto di questo volumetto in cui si parla ovviamente della Cispadania, ma questa è la ragione per cui io parlo spesso della legittimità della Lega Nord, perché la Lega Nord è un partito che parte niente o po' di meno che dalla Repubblica, poi Regno d'Italia. Il vero Regno d'Italia è lì, non è in Piemonte. E lì c'è stata la... A Ivrea. Regno d'Italia, Milano. Pavia. Pavia, Ivrea. Napoleone cosa ha fatto Napoleone? Pavia, Ivrea. Quando Napoleone si è autoincoronato re d'Italia, prima di essere imperatore, di autoincoronarsi imperatore, cosa ha fatto? Dove è andato? A Milano? No. A Roma? Ma che? A Pavia. Oh, a Pavia. Perché Pavia? E queste cose bisogna saperle, bisogna averle. Perché era il regno dei Longobardi. Dei Longobardi, certo, lo so. La sede del regno dei Longobardi. Sconfitti da? Dai Franchi. Eh? Dai Franchi. Chiamati da? Chi ha chiamato i Franchi in Italia? Il Papa. Oh, e diciamole, no. Ecco dove nasce il ghibellinismo. Chiamate dal Papa i Franchi. La donazione di Lusprando. Oltretutto. L'altra cosa che voglio leggere, e qui Da lì nasce tutto, la donazione di Lusprando. Esattamente. La falsa donazione. La falsa, vabbè. Stava dimostrato che non era una donazione, non esisteva. È tutto falso, ma quanto ci è voluto? Allora, noi oggi continuiamo a credere un sacco di cose. Ci sono voluti 12 secoli. Fino a quello che l'ha contestata, e che è stato un grande intellettuale romano del 400. Non mi viene. Non mi viene in mente nemmeno a me. No, c'è comunque un'istituzione intestata a lui, qui a Roma. Perché è stato un grande umanista. Aspetta, ho capito. L'ho inquadrato. Però è un nome talmente noto che sfugge.
Comincia con la V? Mi pare di sì. Comincia con la V. E poi noi concludiamo con questo discorso, che qui noi abbiamo fatto un discorso di geopolitica. Tutto confluisce. Che tutto confluisce, bravissima. Allora, Pantarei. Tutto Panta. E tutto scorre, sì. E tutto va, e tutto confluisce. Rassegna storica del Risorgimento. Questa è stata pubblicata nel 1935. Solo nel 1935 sono stati scoperti i documenti relativi ai verbali delle sedute dell'ultimo Consiglio dei Ministri borbonico e del primo della dittatura di Garibaldi. Capito? Hanno tenuto segreto, e a tutt'oggi non si sa ancora nulla della guerra e della guerriglia dei cosiddetti banditi o patrioti borbonici. Esatto, che hanno combattuto e hanno insanguinato l'Italia centrale. È durato un anno e mezzo la cosa, eh? Di più. È stato il generale Orge, l'ultimo, sì, baluardo. E qui Orge, ma solo Orge. Che è stato fucilato, eh? Sì, è stato fucilato. L'hanno fucilato alle porte del Lazio. Al castello importantissimo che sta vicino a Macerata, ai confini nord del sì, praticamente, del sì, nei confini dello Stato Pontificio. Allora, leggiamo. C'è un bellissimo castello, una bellissima. Beh, ma l'Italia centrale è piena di castelli, per fortuna sono rimasti anche per, tutti mantenuto benissimo. L'incarico di formare il nuovo ministero. E poi dopo concludiamo e vorremmo che i nostri amici facessero qualche commento. L'incarico di formare il nuovo ministero fu affidato al commendatore Antonio Spinelli, cioè esattamente il nome di mio nipote. Mio nipote si chiama Antonio Spinelli, con atto sovrano del 25 giugno 1860. Garibaldi si stava avvicinando e stabiliva gli ordini costituzionali e rappresentativi nel regno in armonia coi principi italiani e nazionali. Regno borbonico che cercava di adeguarsi alla realtà del Regno d'Italia. Qui, dal punto di vista legislativo. Però c'era una piccola differenza. Probabilmente per trattare. Oh, certo. Per trattare. C'è una piccola differenza. La resa. Che ci dimostra perché la Sicilia non è Italia. E lo ripetiamo per l'ennesima volta. La Sicilia non è Italia. Qualcuno potrebbe dire perché è piena di basi militari americane. Sì, ma perché la società che la controlla, i magistrati che la controllano, non si permettono di disubbidire. Perché quelli che vanno contro finiscono male. Qual è l'esempio nella storia della Sicilia, che nessuno vuole riprendere in una regione d'Italia. Guarda il colonnello. Colonnello quale? Dell'esercito del creando esercito popolare siciliano. Ah, quel colonnello lì, sì, l'hanno ammazzato e poi hanno detto che era morta in un conflitto. È stato ammazzato dal cognato. Ma per ordine della mafia. Certo, certo. Ma perché? Salvatore Giuliano. Ma perché? E perché hanno fatto fuori con la classica cazzolilla e caffè? Tazzolilla e caffè. Hanno fatto fuori quell'uomo lì. Perché? Vediamo. Perché non doveva parlare? È semplice, eh? Non doveva parlare? Sì, lo so. Avrebbe nascosto, avrebbe sviscerato l'accordo che c'era. Gaspare avrebbe parlato. Certo. Ma quell'altro perché l'hanno fatto fuori? È importantissimo. Non lo so. Fai mente non locale. Non mi viene. Perché si fanno fuori questi personaggi? Perché non parlano? Perché il sistema non li vuole più utilizzare. E quando non li vuole utilizzare deve far fuori per forza. È la storia dei cavalieri di Ventura italiani, che o conquistava. Attenzione, i cavalieri di Ventura a un certo punto, una volta che tornavano vincitori, avevano un'alternativa: o farsi ammazzare dal signore o prendere il potere loro. Non avevano una terza via. Guarda i Visconti di Milano, tanto per dirne una.
o farsi ammazzare dal sinistro, e questo lo dice perfettamente Machiavelli, o farsi ammazzare con un attentato, con un assassino, quello che vuoi, dal signore locale del momento, certo. O scavalcarlo, punto. E veniamo di nuovo a questo discorso, facciamo vedere questa bella fotografia e concludiamo. Vai, vai, io guardo se sta registrando bene. Così. Vai, vai. Ci stiamo? Vai, vai. Così, con decreto del 27 giugno, Giacomo De Martini, incaricato di affari presso la Corte Pontificia, lo devo ripetere per un'altra volta, ebbe il portafoglio degli esteri. A chi la raccontano questi qui? A noi no. Gregorio Morelli, procuratore generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Salerno, quello di Grazia e Giustizia. Niccolò Caracciolo, principe di Torella, e sono sempre loro. Caracciolo, sono Caracciolo. La dinastia secondaria dei Borbone, perché erano, non erano Borbone, ma erano l'alternativa ai Borbone di Caracciolo. Quello degli affari ecclesiastici, ma guarda un po', con l'interim dell'istruzione pubblica. Chiaro? È chiaro o no? L'istruzione pubblica dipende dai rapporti con Sua Santità, giusto? Giovanni Manna, quello delle finanze, Federico del Re, controllore generale della Regia Tesoreria, quello degli interni e della Polizia Generale, il maresciallo di campo Giosuè Ritucci, quello della guerra, il viceammiraglio Francesco Saverio Garofalo, quello della Marina, il marchese Augusto La Greca, quello dei lavori pubblici. Durante le indisposizioni del Manna, la firma del suo dicastero era andato alla La Greca. Di poi il 14 luglio il del Re, e con questo la chiudiamo, il del Re fu sostituito con Liberio Romano, già prefetto di polizia. Chi era Liberio Romano? Uno della Camorra. Era il capo della Camorra, il quale garantì che la Camorra avrebbe tenuto buono il popolo, che magari con l'arrivo di Garibaldi si sarebbe sollevato e magari fatto fuori chissà quanti feudatari, e garantì proprio questo. Capito come stanno le cose? Da allora, cioè dall'epoca del grande Liborio Romano, le cose non sono cambiate. Per nulla. Che sia Camorra, che sia mafia, che sia 'ndrangheta, le cose non sono cambiate, e credo che questo basti come conclusione. No, io volevo dire che i Borboni non è che si sono arresi facilmente, perché poi il Borbone, il re, si è trincerato dentro la roccaforte di Gaeta. E lì c'è stato. E c'è stato, mi sembra, 4, 5, 6 mesi. Cioè, stacca di, sotto sacco il di bombardamento morti. Degli inglesi, non solo di Garibaldi, ma degli inglesi. Sì. Hanno bombardato per non so quanto tempo. E lui se l'è cavata nonostante. Poi è scappato a Roma, sappiamo tutto. Sì. E tanto vicino a Roma, non a caso è andato a Gaeta, ma gli inglesi non gli hanno permesso di darsela da qualche altra parte. E tutte le cose tornano, però bisogna conoscerle sempre. I Borbone ci sono ancora oggi, è una dinastia. Io ho conosciuto un Borbone. A Gaeta c'erano i Caetani o Gaetani. Certo, di Caeta. A Gaeta è stato tenuto prigioniero niente po' di meno che Papa. No, adesso
di recente. Ci hanno fatto anche un libro. Chi, tedesco, come cazzo si chiama? Sì. Quello che è scappato con quello la, che hanno fatto l'amante, scappare. Con l'amante. No, no, era la moglie. Con la Volkswagen, che poi è diventata la moglie. Sì. Quello che hanno fatto scappare. Sì. Oddio, un momento. Kapler. Kapler, sì. Erik Kapler. Che fu condannato all'ergastolo perché aveva fatto fuori 5 uomini in più, perché gli altri erano regolari. No, non andavo neppure all'ergastolo. Cari amici, chi vince vive e chi non vince perde, capito? No, soprattutto chi vince, vince e si replica, sì. Perché fa dei figli, sì. Che sono alimentati bene. Sì. E vincono rispetto agli altri che invece sono morti di fame. Esatto. E quindi c'hanno... Ma sono tenuti buoni da Santa Madre Chiesa, certo. Che è sempre molto proclive, no? Tant'è vero che si parla appunto della posizione del missionario, no? Troppo bene. E vabbè, tutto torna. Tutto torna nella vita. Faremo vedere un'altra volta su questo libro qua. È tutto un saliscendi. Energia, politica e strategie. Questo è un testo di un convegno che si è tenuto nel 2010, da cui qui hanno parlato i personaggi più importanti. È stato organizzato da un'organizzazione al di fuori degli interessi italiani, che si chiama NAGARD, che era un'organizzazione creata da un grande petroliere romeno, capito? Ed era possibile, hai capito, tenere presente queste cose. Questo è un discorso libero, di cui nessuno dice niente, nessuno parla. L'altro testo di cui vogliamo far vedere almeno la foto iniziale, l'impossibile simmetria, ecco qua, va bene? Uomo contro carro armato, se non che cos'è successo? Che cos'è successo in Russia? Che quei carri armati, questi qua, quelli forniti dagli Stati Uniti, sono questi, questi sono i carri armati forniti dagli Stati Uniti a Israele, questa è una fotografia indicativa, no? Un uomo contro un carro armato, solo che i carri armati forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina giacciono inutilizzati perché distrutti dai droni. No, gli buttano giù, sì. Ho visto un video l'altro ieri. Sì, con tutti questi carri armati, i famosi Leopard. No, ti volevo dire... Di fabbrica tedesca, ma di origine americana. Ma infatti, l'hai scritta la prefazione al mio libro? È pronta, ma non ho ancora... No, perché se me la mandi, sì. Diciamo, comincio a impostare, diciamo, va la bene, grafica, tra oggi e domani te la scrivo. Te la scrivo e te la mando. Ok. Ok? Sì. Mi pare che abbiamo detto tante cose, cari amici. Ricordatevi sempre che la storia della conquista d'Italia da parte del Piemonte non è ancora stata resa pubblica. Bisogna ricordare, per esempio, che quando il re Emanuele fece la battaglia del 1866-67, 76-77, quando sì, vinse battaglia? La battaglia... Non 1876-77. 1867. Quarta guerra d'indipendenza. Quando lui fece quella guerra, vinse contro l'Austria, sì, con l'aiuto di... Ma Napoleone. Doveva risultare che doveva perdere. No, ma lui non ha vinto contro la Repubblica di Venezia. Certo. Quindi la Repubblica di Venezia non ha mai firmato nessun trattato con... E quindi avrebbe dovuto essere restaurata esattamente come tutte, sì, le altre nazioni post-napoleoniche. Dietro c'è una premessa. È stato Napoleone quello che nel trattato di Campo Formido, certo, diede la Repubblica di Venezia all'Austria. Dopodiché la Repubblica di Venezia in quanto tale non esiste più. Però nessuno ha fatto un trattato relativamente, no?
c'è stato il caso di un piccolo centro abitato italiano che non è rientrato nella trattativa per la nascita dello Stato d'Italia, te lo ricordi? Ah, io ci sono stato pure. Appunto. È un pezzetto di circa un centinaio di ettari, sì, dove c'è una abbazia dove coltivano il tabacco. Sì, Seborg. E non pagano, non sì, pagano ovviamente le tasse sul mi pare. Sul perché ogni volta che lo tabacco. Stato italiano dice quanti superati che noi siamo indipendenti. Perché no, Seborg. No, non era Seborg. No. È Seborg. No, è un'altra. No, questa Seborg che ti dico io. Seborg. No, è un'altra. È un no, quella, questa è quello è che un, dici tu, è quello vicino è un territorio. All'Umbria. Sì, è un'altra cosa. Tra l'Umbria, la Toscana sì, e l'Emilia. Esattamente. È lì, in collina alta, vicino agli Appennini, sugli Appennini, dove c'è questa abbazia, dove c'è, adesso non mi ricordo il nome di questa perché località. Una volta gli stati erano retti dalle abbazie, però io stavo parlando di Seborga, un altro caso certo, Seborga, di errore, di errore di contabilizzazione. Lo sappiamo, ma lì addirittura c'è proprio una costituzione, c'è proprio una presenza ufficiale. E ricordiamoci bene, ricordiamoci bene che i nordisti di Venezia, che avevano fatto quella manifestazione, te la ricordi? Per l'indipendenza di Venezia, hanno messo in galera, te la ricordi? No, sono fatti 5 anni di carcere. Appunto. Perché? Perché loro si rifacevano il discorso lì. La Repubblica di Venezia non è mai stata, non ha mai fatto un trattato con nessuno, men che meno con Napoleone. Quando c'è stato il trattato di Campo Formido, Napoleone, che era padrone di tutta l'Italia settentrionale, l'ha concessa all'Austria, punto e basta, senza nessuna partecipazione dei governanti della Repubblica Veneta. Anche questo è molto importante. E si chiamavano quelli della Serenissima. E avevano fatto una specie di carro armato, sì, farlocco. Sì. Ma era una manifestazione che riguarda esattamente quello che stiamo dicendo noi oggi adesso. Vabbè, cari amici, abbiamo detto molto so e di più. So long, e sempre laudato sit Priapus, Pater Priapus, Noster. Pater Noster. Pater Noster. Qui es in culum. Sta registrando. No, perché fra quelli che ci seguono ci sono anche tante anime vie, capito? Sì, bene, bene. Che quando sentono la parolaccia ci faranno 500 che segni.